con più di 60 milioni di morti accertate. Perché è stato verificato che si sta avvicinando alla Terra un grande meteorite. Ignari di quale sia esattamente il pericolo incombente, pensa che sia giunta l'ora che i nostri telespettatori si spacchino la testa tra di loro e banchettino sulla poltiglia che vi è dentro? Direi di sì, Ken. Giornalisti, non fanno altro che gonfiare le notizie. Sembra che oggi sia tornato di moda parlare della fine del mondo. Momento, ma che cos'è tutto questo casino? Ah, a quanto pare c'è davvero la fine del mondo. Beh, è arrivato il momento di ascendere al cielo. Perché non succede nulla? Ah già, i peccati. Odore di barbecue? Quindi è così che deve terminare la mia triste vita? Con me sbattuto all'inferno come se fossi un cattivo di Dragon Ball? Non c'è nulla che io possa fare per modificare un po' la mia situazione? Perché non riesco mai a tenere la bocca chiusa? Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e pare che durante questo Armageddon io debba recensire per voi questo pay per view. WWE Armageddon. WWE Armageddon 2004. Questo qui. Svolto il 12 dicembre del 2004 alla Gwinnett Center di Atlanta in Georgia. Quindi senza troppe esitazioni, sapete com'è, c'è la fine del mondo a pochi passi, fiondiamoci sui match proposti da questa schifezza. Il primo match della serata vede in palio i titoli di coppia, i campioni Rey Mysterio e Rob Van Damme contro l'improbabile alleanza franco-nipponica composta dal francese René Dupré, accompagnato dal barboncino Fifi, e il giapponese Kenzo Suzuki, accompagnato dalla sua geisha Hiroko. E che ci crediate o meno, Fifi non è l'unico cane in questo incontro. Per parlarvi di questo incontro di coppia devo anche parlarvi della costruzione, purtroppo. I precedenti campioni erano Dupré e Suzuki, che però persero i titoli proprio contro Rey Mysterio e Rob Van Damme in una puntata di SmackDown. Ma perché persero i titoli? Diciamo che Suzuki non si applicava, era costantemente distratto. Si segava dalla mattina alla sera su Torrie Wilson come farebbe un fan di AJ, bisogna dirle chiare queste cose. Mandando così Hiroko su tutte le furie. E tutto questo provocò un famoso segmento nel backstage con protagonista la coppia orientale. Segmento famoso anche a livello tecnico, infatti nessuno si accorge della gente che passa così a caso. Ma non è quello il punto focale. Il punto focale è questa faccia. Mentre Hiroko descrive cosa vorrebbe fare a Torri, Kenzo se ne esce con questa epicissima espressione facciale, che potrebbe tranquillamente diventare un meme. Fab time, prepare your anus, scegliete voi. Dopo questa lunghissima introduzione solo per farvi conoscere lo sballato Kenzo, parliamo di questo incontro. Buon incontro di coppia e buon modo per aprire lo show. Ottima la prestazione dei campioni con un ritmo molto acrobatico. Ma i problemi li abbiamo quando a condurre l'incontro dovrebbero essere gli sfidanti, in particolar modo Kenzo Suzuki. Per quei pochi che non lo sapessero, anche la mia lampada sarebbe capace di fare incontri migliori rispetto a quelli di Kenzo Suzuki. Il suo lottato è composto al 50% da movimenti legnosi e al 50% da urla a caso. Ma cosa posso aspettarmi da uno che riesce a bocciare anche il cadere sulla seconda corda, troppo lontano da René Dupré, e da uno che non vende nemmeno la 619? Comunque vittoria e mantenimento dei titoli che vanno a Rey Mysterio e Rob Van Damme dopo la combinazione 619 Five Star Frog Splash su René Dupré. Un incontro che comunque considero buono, buona anche la sua posizione in card, nonostante la troppa durata e nonostante le parti dominate da Hill siano abbastanza brutte, soprattutto quelle dominate da Kenzo Suzuki, che erano quasi da tagliarsi le vene. Sul ring si presenta, scortato dalla sua security, Kurt Angle. L'eroe olimpico dice che è pronto a mettere in palio la sua medaglia d'oro nell'ormai consueta Angle Invitational contro un uomo molto simile a lui. Ammirato da tutti e senza dubbio il migliore nel suo campo, Babbo Natale. Sì, sapevo che mia madre mentiva quando mi disse che Babbo Natale non esisteva. Allora, parlando di affari, io qui avrei una piccola lista per Natale. Vorrei una PlayStation 4, una Xbox One, perché sennò mi danno del sonaro, un nuovo PC, perché sennò mi danno del console fag, e soprattutto vorrei il modellino spaziale di Turbo Man.
Ma purtroppo Kurt Angle gli rompe la caviglia e quest'anno Babbo Natale non potrà portare i suoi regali ai bimbi di tutto il mondo e a me. Acciderbolina. Seriamente, Kurt Angle vince in 1 minuto e mezzo dopo un Angle Slam e un Ankle Lock. Tutto questo è stata una stupida perdita di tempo. Ma sapete cosa c'è di ancora più stupido? La motivazione per questo Angle Invitational con Babbo Natale. Con Angle che dice che è stufo di vedersi rubato il posto da eroe, da Babbo Natale, nel cuore della figlia. Dice inoltre che sua figlia non fa altro che parlare di Babbo Natale. Davvero, Kurt? Tua figlia non fa altro che parlare di Babbo Natale? Non è un po' scomodo durante le vacanze estive? Quella ragazzina deve avere dei forti problemi. Comunque, Kurt Angle, cosa credi? Pensi che dopo aver distrutto l'idolo di tua figlia tu diventerai immediatamente il suo eroe? Assolutamente no! Kurt, l'unico modo per ottenere il rispetto di tua figlia, fissata con gli uomini obesi, barbuti e vestiti di rosso, era ovviamente quello di vestirsi da Babbo Natale, è così ovvio! Vanno in scena due promo registrati dei due finalisti di Tough Enough, Daniel Puder e Mike Mizanin. Mike, non vedo l'ora di aprirti in due con queste mani, le vedi? Uno e due. Io ho i pugni nelle mani, vincerò questo Dixie Dog Fight e continuerò la maledizione dei vincitori di Tough Enough, quanto è vero che queste orecchie mi fanno sembrare Forrest Gump. Credi di avermi spaventato? Beh, non è così. Dopo The Real World dominerò anche Tough Enough per realizzare il mio sogno, andare in un main event di WrestleMania che non ricorderà nessuno, perché io sono Mike e un giorno sarò awesome! E siamo pronti per il Dixie Dog Fight tra i finalisti di Tough Enough, Daniel Puder e Mike The Miz Mizanin. Questo incontro è talmente importante che si presenta anche il general manager di SmackDown, Theodore Long, il quale ci spiega le regole. Ci saranno 3 round da 1 minuto ciascuno e altre regole che sinceramente non so nemmeno cosa significhino. Tutto molto in stile box. Manca solo uno che morda l'orecchio dell'avversario e l'intervento della madre di uno dei due contendenti. Ma basta indugi, i due cominciano la zuffa, che non so bene come giudicare. Non sono un esperto di box. E sti due cercano di prendersi a pugni abbastanza goffamente. Che potenza di percosse, amici! E peccato che nemmeno il pubblico sia coinvolto, infatti nelle pause tra un round e l'altro e nei momenti di maggior goffaggine inveisce contro questo Dixie Dog Fight. Evito di descrivere ogni round e passo direttamente al finale. L'incontro non ci consegna un vincitore netto. Ed ecco perché il vincitore di questo importantissimo Dixie Dog Fight verrà scelto dal pubblico. Lo stesso pubblico che stava fischiando Theodore Long per avergli consegnato l'ingrato compito di scegliere il vincitore. Il pubblico di Atlanta sembra quasi voler fischiare entrambi i contendenti, ma Daniel Puder è quello che riceverà un boato maggiore e quindi verrà dichiarato il vincitore. Il bello è che questo Dixie Dog Fight non avrebbe nemmeno deciso il vincitore effettivo di questa stagione di Tough Enough. Per decidere il vincitore di questo reality bisognava andare su www.com e votare il proprio favorito. Ma allora a cosa è servita questa parodia di Giochi senza frontiere? Nel backstage vediamo Eddie Guerrero e Booker T intenti a preparare una strategia per il main event di questa sera, un Fatal 4-Way match con partecipanti anche Undertaker e JBL con in palio il titolo WWE. Eddie Guerrero si complimenta per la sicurezza di Booker T e quindi consiglia questa strategia. L'atleta di colore si prenderà cura di Undertaker mentre il latino si prenderà cura di JBL. Peccato che proprio alle spalle del latino Heat si presenta il Deadman. Non vorrei apparire come il classico criticone con la puzza sotto al naso, ma questo segmento non mi è piaciuto. O meglio, faccio fatica a trovargli un senso. La parte con Booker T ed Eddie Guerrero, quella sì, era molto in tema col personaggio di Guerrero. Ma trovo strano che Undertaker, il Deadman, il Becchino, l'uomo proveniente dalla Valle della Morte che è scappato così tante volte dall'inferno, si cambi all'interno di uno spogliatoio con tutte le altre superstars. Magari facendo anche la doccia insieme e litigando per la saponetta. Dovrebbe essere una figura sovrannaturale, mentre qua sembra uno sfigato con gli altri che gli parlano alle spalle. Boh, mi è sembrato poco credibile. Il terzo match della serata è un match non annunciato, un altro incontro di coppia. Arco Rolli e Charlie Haas contro i segretari della difesa di JBL, i due fratelli, Dog e Danny Basham. Questo match è il nulla sino all'arrivo di Miss Jackie e Dawn Marie che cercano di aiutare, barra sedurre il donnaiolo Charlie Haas. Ed è molto divertente il fatto che le due divas riescano a riscuotere un riscontro positivo da parte del pubblico maggiore rispetto a quello dei 4 partecipanti a questo incontro. Comunque, le due divas distraggono Charlie Haas, che a sua volta distrae Arco Rolli, che non si accorge dello scambio illegale dei fratelli Basham. Quindi Danny Basham, divenuto l'uomo legale, gabba Arco Rolli con uno small package senza che Charlie Haas blocchi lo schieramento, perché era conteso dalle due ragazze. Anche se comunque il finale a me sembra bocciato, a parte l'equilibrio precario durante lo small package.
All'inizio dello schienamento si vede chiaramente che la spalla di Arco Rolli è sollevata. Anzi, sembrava quasi che fosse Arco Rolli a schienare Danny Basham. Nel post-match Arco Rolli se la prende con il suo tag team partner Charlie Haas dicendo che doveva pensare al bene della squadra. Perché come How I Met Your Mother ci ha insegnato? Articolo primo del codice, i fratelli prima delle donne. Siamo arrivati ad uno dei match più importanti di questo pay-per-view. Street Fight con in palio il titolo degli Stati Uniti, il campione John Cena contro Jesus, accompagnato dall'infortunato Carlito. Uno Street Fight che sarebbe dovuto essere tra John Cena e Carlito, ma per colpa di un infortunio alla spalla il caraibico ha dovuto mandare avanti la sua guardia del corpo incredibilmente simile all'ex portiere del Bologna Gianluca Pagliuca. Fai da partita diversi mesi prima quando Carlito, durante il suo debutto a SmackDown, sconfisse John Cena strappandogli il titolo degli Stati Uniti. In seguito il rapper subì un attacco a tradimento fuori da uno strip club. Non ho mai capito perché hanno dovuto così tanto rimarcare il fatto che questo attacco è stato fatto fuori da uno strip club. Ok che Cena non era ancora il supereroe e modello di vita per i bambini che è adesso. Ma perché dire esplicitamente che gli piaceva andare a mignotte? Comunque Cena al ritorno riconquistò il titolo degli Stati Uniti per trasformarlo nella trashata bling bling rotante che noi tutti conosciamo. Questo Street Fight è stato l'incontro di questo Armageddon 2004 che più mi ha deluso. Probabilmente questa affermazione mi farà perdere un sacco di punti, ma mi aspettavo qualcosa di carino da questo Street Fight. Invece si è rivelato essere uno squash di 8 minuti. Tranne per un piccolo aiuto di Carlito, Jesus non è riuscito a mettere a segno una mossa che sia una! Cena ha dominato tutti gli 8 minuti di questa contesa abusando di lui in tutti i modi possibili, cercando di buttarlo giù da una tribuna e togliendogli ogni barlume di dignità rovesciandogli sulla testa un bidone dell'immondizia. Ma Cena porrà fine alla sofferenza di Jesus atterrandolo con la sua FU al centro del ring, schienandolo, vincendo questo street fight e mantenendo il titolo degli Stati Uniti. Ed ecco un'altra cosa stupida. Lo schienamento decisivo per questo incontro è stato anche l'unico schienamento in tutto l'incontro. E come se non bastasse, da stipulazione c'era anche la clausola del false count anywhere, ma questo e unico schienamento è stato fatto al centro del ring. È una cosa che proprio non sopporto quando c'è la clausola del false count anywhere, perché far interrompere l'incontro al centro del ring? Nel post-match Cena si riprende la catena che Jesus gli aveva rubato durante una puntata di SmackDown e la usa per mettere KO Carlito. Nel backstage Charlie Haas e Miss Jackie stanno parlando del loro fidanzamento e di come Don Marie stia facendo di tutto per rovinarlo. Charlie consiglia alla sua fidanzata di togliersi l'anello in modo da non perderlo o rovinarlo durante l'incontro. E quindi la bella ragazza gli consegna subito il suo anello. Un Charlie Haas che pare davvero preoccupato per l'incontro della sua fidanzata. Ok. Si è ripreso in fretta. Le ha anche controllato le tonsille, ma l'importante è che si sia ripreso in fretta. Ed eccoci pronti, si fa per dire, per l'unico incontro femminile di questo Armageddon 2004. Dawn Marie contro Miss Jackie e il suo fidanzato Charlie Haas sarà l'arbitro speciale. La storyline, come abbiamo già detto, prevede Miss Jackie e Charlie Haas fidanzati, ma Dawn Marie si è voluta prepotentemente intromettere in questa bella storia d'amore trasformandola in un triangolo. Sino ad arrivare al match risolutore di questa sera, quello di Armageddon. Ed è uno schifo. Combattuto da far schifo e il finale si mantiene sugli stessi livelli di schifo. Charlie Haas inspiegabilmente fa vincere Dawn Marie dopo un roll up illegale visto che si è aggrappata vistosamente al costume della rivale. Miss Jackie chiede spiegazioni al fidanzato che per tutta risposta la scarica al centro del ring. I'm not in love with you. Ma se vuoi potremmo rimanere amici. E con in mano l'anello di Miss Jackie si inginocchia di fronte a Dawn Marie e... scarica anche lei dandole anche della baldracca. Why are you such a slut? E l'ex donnaiolo Charlie Haas se ne va lasciando in lacrime le due ragazze al centro del ring perché ha preferito Federica la mano amica. Grandi momenti di pura virilità. Autoerotismo agonistico verso Atene 2004. No, scusi, non è una disciplina olimpica, ci scuserà, Lo potrebbe diventare, stiamo raccogliendo anche le firme. No, eh? Sì. Questo gustoso passatempo squisitamente maschile. Ma guardi, io firmo anch'io, ecco. Guardi, le do una firma. Se c'è il bridge non vedo perché non ci debbano essere certe cose. D'altronde a chi non piace passare le serate dentro al camino, tra risate, lacrime, pugnette, ah, la tauromachia. Nel backstage vediamo Joey Giovanni, la quale augura in un modo tutto suo buona fortuna a Big Show. Qualcuno ha visto come cavolo ci è riuscito? Infatti il prossimo incontro è un 3-on-1 handicap match, il solo Big Show contro l'intera Society of Honor, composta da Kurt Angle, Mark Jindrak e Luther Reigns. Storia che possiamo riassumere così. Tre cacciatori che cercano di abbattere il pachiderma.
facendogli anche lo scalpo. Se escludiamo l'incontro femminile e i due siparietti del Dixie Dog Fight e dell'Angle Invitational, io considero questo handicap match il peggiore incontro della serata. Lento e per nulla coinvolgente. La stipulazione dell'handicap match non ha aiutato. Avrei preferito una rivincita a stipulazione speciale tra Kurt Angle e Big Show dopo il loro incontro di No Mercy. O al massimo un gauntlet match per far accrescere l'attesa del pubblico verso un nuovo scontro tra Kurt Angle e Big Show. Dove avremo visto il gigante prima liberarsi di Mark Jindrak e Luther Reigns per poi mettere finalmente le mani addosso all'eroe olimpico a cui piace picchiare Babbo Natale. Invece no, dopo 10 minuti Big Show si libera di Kurt Angle e di Luther Reigns nel modo più anticlimatico possibile e atterrerà Mark Jindrak con una F5 vincendo questo handicap match con uno dei finali più random che io abbia mai visto. Perché diavolo farlo vincere con una F5? D'imbarazzo. Immagino se aveste visto questo segmento con qualcuno che non segue il wrestling. Ci farete una figura di merda che non sto neanche a dirvi. A bloccare questo imbarazzo generale paragonabile alla reazione avuta dopo una battuta di Michael Scott ci pensa Spike Dudley e i due pesi leggeri sono pronti a sfidarsi. In palio c'è il titolo dei pesi leggeri, il campione Spike Dudley contro lo sfidante Funaki. Questo è forse il match tra pesi leggeri più statico che io abbia mai visto. Non è osceno, ma è combattuto stranamente, troppe prese al tappeto da parte di Funaki e troppa staticità di Spike. Infatti il pubblico non si fa coinvolgere da questo incontro, anche se si sveglia leggermente dopo l'inaspettata vittoria dello sfavorito Funaki grazie ad un roll-up. Vittoria bombata in maniera assurda al tavolo di commento dove Michael Cole parla addirittura di miracoli. E siamo arrivati al main event della serata, Fatal 4-Way con in palio il titolo WWE il campione JBL contro ben tre sfidanti, Undertaker, Eddie Guerrero e Booker T, con la stipulazione speciale che se qualsiasi membro del cabinet di JBL avesse interferito, quel membro sarebbe stato licenziato e il miliardario texano avrebbe perso d'ufficio la cintura. Tutti quelli sconfitti da JBL nel corso del suo regno riuniti in un unico incontro con l'unico intento di fargli passare una brutta mezz'ora. Un campione heel sfavoritissimo che non può contare sull'aiuto degli amici in un Fatal 4-Way contro ben tre face desiderosi di strappargli il titolo. Ok, JBL mantiene il titolo. Ma andiamo con ordine. Primi minuti non proprio esaltanti dove vediamo i tre sfidanti trattare JBL come se fosse un punching ball. Ma poi il ritmo aumenta non poco. Complici bei spot e con l'ausilio anche di oggetti come per esempio la frog splash di Eddie Guerrero dalla cima di una scala su Undertaker. E questo è uno dei grossi pregi di questo incontro. Finalmente un Fatal 4-Way, comunque un match a più persone, trattato come un match senza squalifiche perché di fatti i match a più persone non dovrebbero avere squalifiche. Anche se comunque poi alcuni spot non sono riusciti proprio benissimo. Come la powerbomb di JBL sul tavolo dei commentatori dove Booker T ha rischiato seriamente di rompersi l'osso del collo. E paradossalmente senza riuscire a rompere il tavolo. A vincere pare sia Undertaker grazie ad una tombstone su JBL, ma ecco l'ennesimo arrivo di Heidenreich che costa per l'ennesima volta il titolo al Deadman. E Heidenreich, non facendo parte del cabinet di JBL, non può essere sanzionato per questa sua interferenza. JBL si mette in piedi con le sue ultime energie, atterra Booker T con la sua clothesline from hell, mantenendo così il titolo WWE. Il miliardario texano continuerà il suo lungo regno, Guerrero e Booker T navigheranno nel mid-carding, mentre Undertaker continuerà la sua faida contro Heidenreich. Colui che avrebbe dovuto avere il personaggio del nazista congelato dalla seconda guerra mondiale e come manager l'ebreo Paul Heyman. Belle cose quindi. Questo era WWE Armageddon 2004. Bella merda! Uno dei peggiori eventi del 2004 insieme a voi sapete cosa? In una delle annate più sopravvalutate dal tifoso nostalgico. Ma parlando di questo Armageddon, buoni l'opener e il main event. Il problema sta nel mezzo, ossia tutto il resto. Non c'è un singolo incontro al quale io darei la sufficienza e poi troppe perdite di tempo. Questo evento lo si può riassumere in poche parole. Una grande noia. E non so nemmeno perché ho deciso di fare la recensione di questo evento. Beh, no, oddio. C'è quella faccenda della fine del mondo. O anzi, guardiamo un po' come sta andando. Ah, è già finito tutto. L'ho sempre detto che i giornalisti non fanno altro che gonfiare le notizie. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.